a tutti. Oggi è lunedì e si riprende, diciamo così, l'attività lavorativa che ognuno di noi abbiamo, che ognuno di noi ha. Stamattina riflettevo sul fatto, mi è venuto in mente una cosa che mi sta veramente a cuore condividere con voi. Tante volte, anzi più delle volte, noi come esseri umani, proprio come ci viene logico fare, tante volte noi spendiamo molto tempo a far entrare, diciamo così, tante cose negative, diciamo così, ma non negative nel senso che perdiamo troppo tempo, diciamo così, perdiamo le ore, i mesi, gli anni, anche le giornate, perdiamo troppo tempo, diciamo così, a far sì, diciamo così, che la negatività, intendo dire io, tipo come i telegiornali, tutte queste cose qua, diciamo così, che non fanno altro che, io non sto dicendo che uno non deve guardare le notizie, ma soffermarsi, diciamo così, sul punto di vista di noi stessi, su tutto quello che di negativo, diciamo così, trasmettono queste cose, non fa altro, diciamo così, che demolarizzarci, abbatterci. Poi anche creare dentro di noi tipo una sorta di cosa, di dire, di cominciare a criticare, diciamo così, tutto quello che ci sta attorno, di cominciare a criticare ogni minima cosa, ogni cosa, diciamo così, che viene trasmessa in maniera negativa, e quindi noi stessi non abbiamo, facendoci noi trascinare da queste cose, noi stessi non abbiamo quella cosa di vivere tranquilli, capisci? È questo quello che vorrei dire io. Invece, se noi impariamo a non sentire le notizie, a stare, diciamo così, in una situazione di dire vabbè, hanno detto queste cose qui, vedremo un po' come, cioè cercare sempre di far scorrere, diciamo così, tutto ciò che viene trasmesso in maniera negativa. Intendo dire, non è un problema nostro, diciamo così, se vengono dette queste cose qua. Quindi, se non è un problema nostro, automaticamente la cosa più bella che noi potremmo fare è quella di vivere giorno per giorno tutto ciò che abbiamo, apprezzare anche la cosa più minima che c'è, perché è quella che ci dà valore, è quella che automaticamente ci trasforma, perché mettendo mattone su mattone su ogni singolo gesto che noi facciamo, ma non per avere una ricompensa da nostro padre, da Dio, ma una ricompensa in noi stessi. Noi dobbiamo essere grati automaticamente a noi per tutto quello che facciamo. Se noi incoraggiamo qualcuno, se noi stiamo vicino a qualcuno, se noi amiamo qualcuno, perché l'amore va definito in varie cose, non è solamente un
amore di coppia, ma potrebbe essere un amore per qualsiasi cosa. Ma la cosa più importante che secondo me dà valore è questa cosa qui, la sto sperimentando io nella mia vita dopo un bel po' di anni. Sono le cose più semplici, intendo dire, non tutte le critiche, tutte le cose che ci abbattono, tutte le cose che ci demoralizzano, ma cercare di prendere tutte queste cose qua e non farle entrare in noi, ma buttarle completamente fuori e dire: io non voglio avere più niente a che fare con queste cose qui. Se mi vengono dette, automaticamente io le faccio oltrepassare. E in varie situazioni, anzi, vi potrò dire una cosa che mi sta capitando a me: quando noi prendiamo questo atteggiamento qui di consapevolezza e di mettere tranquillità e di trasmettere innanzitutto tranquillità a noi stessi, di trasmettere tutto ciò di buono che noi abbiamo, automaticamente chi ci sta attorno vede questa cosa qui e automaticamente viene trascinato da questa cosa. Quindi mi viene in mente, anzi, una cosa molto importante che ricordo era quando Gesù, i pescatori erano i discepoli, erano usciti nella barca, erano usciti con la barca a pescare e c'era Gesù che dormiva. Automaticamente vediamo Gesù che dorme e loro che erano agitati per il vento, per il mare mosso, per tutto quello che c'era che stava attorno a loro. Automaticamente che cosa è successo? Che loro hanno chiesto aiuto a Gesù, quindi automaticamente l'hanno svegliato e gli hanno detto: ascolta, guarda che qua il mare è mosso, guarda che c'è un vento che automaticamente tra un po' noi qua affondiamo. E quindi e quindi niente, Gesù si sveglia, sgrida il vento, calma il mare e gli dice: vedi, se voi avete un minimo di fede, automaticamente tutte queste cose qua non c'è di bisogno, perché sono io che le gestisco. Quindi non è tanto guardare al di fuori di una situazione, al di fuori di chi ci sta attorno, al di fuori, perché la cosa principale è trasmettere in noi questa consapevolezza di dire: questa cosa qua non deve entrare, questa cosa qui io la accetto, quindi automaticamente devo cambiarla, questa cosa qui ho appreso delle decisioni importanti nella mia vita, in questa cosa qui io voglio cambiarla, modificarla, renderla più forte. Cioè, siamo noi che gestiamo noi stessi, quindi automaticamente in tutto quello che succede nella nostra vita siamo noi gli amministratori, siamo noi che gestiamo ogni singola cosa, siamo noi che permettiamo a cose negative automaticamente di entrare. Non sono le cose negative che entrano a noi, ma siamo noi che glielo permettiamo. Quindi automaticamente, se noi prendiamo la consapevolezza di far sì che viviamo ogni giorno, intendo dire di saper accettare noi come siamo, nella semplicità più assoluta, perché non ci manca nulla. Quindi automaticamente non è una, cioè, anche se la vita, diciamo così, ti può portare a delle situazioni, ma la cosa più certa, la cosa più principale è quella che noi dovremmo, anzi dobbiamo, penso, di soffermarci sulle cose più belle che abbiamo. Quindi
io sono con te. Quindi automaticamente in qualsiasi decisione noi prendiamo, in qualsiasi cosa noi facciamo per il nostro bene, lui è con noi. Quindi non sta, cioè non siamo mai da soli, non siamo mai in un posto senza nessuno, ma sappiamo la consapevolezza che lui è con noi. Quindi se lui è con noi, chi sarà contro di noi? Se lui è con noi, chi sarà contro di noi? Quindi è più una cosa, un combattimento interno che dobbiamo fare, ma non un combattimento esterno. Ecco, questa cosa qua me ne dovrei appropriare io, me ne dovrete appropriare voi, perché vi voglio veramente tanto bene e ce la possiamo fare. Un po' alla volta ce la possiamo fare. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene. Ciao.